mi sono riposato. Allora, sei arrivato stanotte? Ieri sera alle 10:30-11, mi pare, sì, una roba del genere. 10:30. Quanti giorni di regata? 4 giorni, insomma 5, siamo partiti in meno di 5 giorni, 4 giorni qualcosa. Uno scherzo, per uno che fa l'oceano con me, te cosa vuoi che sia? Nocciolino? No, non è vero, una regata super impegnativa, anzi, guarda, fisicamente mi è sembrata più dura anche di oceani che di... perché praticamente è una quasi costiera con passaggi di isole, non dormi mai, ho fatto il record di non dormire, cioè? Veramente... cioè che non puoi dormire, perché qui dormi vai a scogli. Alla fine arrivi cotto sempre, magari nei passaggi quando devi girare l'isola, qui non dormi mai, guarda, dormito veramente niente, quindi più impegnativa. Ho fatto 18 microsonni da 25 minuti in 4 giorni e mezzo. Come facevi? Ti mettevi sveglia oppure? C'è una sveglia elettronica che sveglia un elefante, però a un certo punto c'è stato un momento quando nelle isole prima di Ponza lì che ho detto vai, in queste condizioni di stanchezza, anche perché poi hai, cioè, quando sei così stanco, almeno per me è così, hai questa sensazione di non averne stanchezza, di poter andare avanti a oltranza, però ci sono dei segnali che devi saper riconoscere che ti dicono che bisogna riposare, solo che magari ti capita in condizioni in cui non puoi, capito? Quindi è una regata dura da quel punto di vista lì. Bella anche. Comunque non hai trovato condizioni, cioè poco vento? Sì, poco vento, no, a volte non è stata male, le bonacce solite nostre, ma comunque mai lunghissime, alla fine è sempre entrata un po' d'aria, non sono mai stati estenuanti così, l'aria è stata, poi sono arrivato ieri, alla fine per fortuna è entrata l'aria quasi subito dopo quella sosta, sono arrivate con 18-20 nodi qua. Quale sosta? Quale? Hai avuto una sosta? Poi ieri sera a un certo punto è calata l'aria, quella che avevamo, e sono rimasto un'oretta due fermo e poi è entrato il vento. Ascolta, la rotta si è passato vicino alla costa dell'Italia oppure lontano? Quante miglia si è passato dalla costa? No, a un certo punto ti devi per forza allargare per andare verso, verso Lipari, non è che hai scelta, poi ho cercato di stare in quota per le termiche, perché comunque le previsioni erano di poco vento, che poi all'ultimo momento sono cambiate, il vento è entrato, insomma l'aria l'abbiamo avuta sempre per scendere. Sì, è stata, insomma, anche se non c'erano proprio condizioni per il class 40 dei mali, però va bene, la barca sono super contento, cammina. Ovviamente da un punto di vista agonistico non ha molto valore, perché più o meno non ci sono avversari, c'era un solo altro class 40. Tra l'altro l'ho visto iscritto come Pogo 40. Sì, un class 40, Pogo 40 è un class 40. Ah, non lo sapevo, scusa. Sì, è un class 40. Tra l'altro anche perché poi oltretutto è una barca un po' più vecchia della mia. Naturalmente, anche se non esiste la distinzione proto serie tra i class 40, però la mia è una barca, è come se fosse un proto rispetto a quella, quindi una barca che deve camminare di più. Okay. L'unica differenza invece penalizzante è che quella non è una barca stazzata e la mia sì. Ma quindi, però comunque ti ha dato filo da torcere qua. Ma su questo me l'ha dato anche molto, ma vorrei stendere proprio non lo dico neanche così, cioè, chiudiamo l'argomento, perché ci sono state delle cose che poi vi dico solo che basta guardare le tracce, uno che va a vela non ha difficoltà a capire cosa è accaduto comunque. Punto. Sì. Punto. Si innesca una polemica. Ti ripeto, adesso ho promesso che va bene così, insomma, comunque ho rischiato di perderla certamente, basta, non c'è molto, ti ripeto, non c'è bisogno, se uno ha chi guarda anche la ragazza che l'ha seguita con occhio attento ed è un velista, l'ha capito al volo, insomma. Diciamo, rimane diplomatico. Rimango diplomatico, io ho le mie idee, comunque da un certo punto di vista, per vedere l'aspetto filosofico, mi è stata
stato detto che alla fine mi ha fatto fare un bel allenamento, quindi va bene. Allora, lei hai detto molto, in maniera molto onesta, tu dice dal punto di vista agonistico non è niente di che, non è stato niente di beh che. No, perché non ci sono, cioè sulla classe solitari c'è l'unico class 40 che era praticamente il mio avversario, poi gli altri sono altri due, cosa c'era, un 40 piedi e dal francese, e poi c'era addirittura un Bavaria, cioè quindi insomma, solitari, quindi non c'è cosa. Però invece la soddisfazione secondo me è nella, sono arrivato terzo della per due. Ho capito. Questo insomma, e anche alla fine subito dopo avevamo davanti solo questi mostri, insomma, con 15 persone di equipaggio a bordo, quindi secondo me è stata una bella regata. Ascolta, ma vi incrociavi barche durante la navigazione? Sì, ne ho incrociate, sì, ma alla fine abbiamo fatto una discesa anche tipo con Caracci, che erano in doppio, che ha vinto la per due, siamo stati sino a tutta la prima pezzo della sino a lì, praticamente affiancati. Quindi questo è un po' un peccato, certo che hai un po' nostalgia dei mini, dove si corre con i mini, no? Qui purtroppo class 40 non ce ne sono e fai con quel che c'è, alla fine era una regata con me stesso, perché un po' un problema di tutta la vela questa, che ho iniziato a guardare la flotta, il resto della flotta, no? Perché comunque ti ripeto, è questo qua la 40 che comunque era il mio avversario. Ascolta, ma quindi questa regata ti serve come preparazione per? Boh, chissà, per, ma comunque alla fine intanto mi serve perché ero qua e ho fatto questa, no? Questo passa il convento, tra l'altro è bellissimo secondo me. Questo basterebbe che ci fossero anche 5-6 class 40 iscritte, sarebbe una figata. Ah, poi c'era il Figaro con un doppio, che comunque ho battuto pure quello, insomma, quindi ecco. Ma sei divertito? Mi sono divertito? Sì, mi sono divertito, bello. Mi piace, ha un percorso pazzesco, e poi a me piace navigare in solitario, lo sai. Questa volta ho tirato anche fisicamente, come forse non avevo mai fatto, no? Senza dormire, cosa, anche poi quando c'è, lo sai, queste condizioni di poco vento, sono cambi di vele continui, non puoi mai riposare, non si può perdere il refolo, quindi impegnativa. Bella, sì, mi sono divertito. Adesso ti tocca i mini, un ritorno al mini. Un ritorno al mini, sì. La prossima regata, giusto, è la regata ai mini? Con Michele Zambelli, sì. Ok, non c'hai altro. Non hai altri appuntamenti prima? No, guarda, adesso probabilmente la mia barca correrà la Corsica per due con Pietro Dalì. Quasi sicuramente la fa lui, però io a bordo non ci sarò. E poi non lo so se riesco a incastrare, c'è la gira, la Roma gira di Roma in solitario. Non so se ce la faccio, ma mi piacerebbe, che anche lì, cioè, bisogna, se non ci sono barche iscritte non è bello, cioè non, io ti dico la verità, anche quando sono arrivato qui all'inizio sembrava, mi avevano promesso che sarebbero fatti un po' di class 40 eccetera, un po' una delusione le iscrizioni, cioè alla fine se non c'hai gli avversari non c'è festa, no? Però è così, purtroppo siamo pochi Insomma, dice giustamente quello che passa in convento. Quello che passa il convento è una possibilità comunque per me, per navigare, per avere comunque un'idea, insomma, che degli avversari ci siano. Cioè, ascolta, quindi ci vedremo a Cagliari per l'Icnusa Kermesse, cioè sarai impegnato col mini, però ci vedremo lì. Adesso col mini vediamo, perché cioè col mini speriamo di non essere troppo invecchiato, poi Michelino è bello. Carne giovane, roba seria. Che devi reggere il ritmo. Inizia a essere già orgoglioso che ti ha chiamato, no? Bravo. Il valore è quello, no? Bravo. Poi bisogna sedarlo, perché mi sa che è uno iperagitato, Michele. Sì, va bene, ma sono sicuro che sarà bello con Michele. Vabbè, allora ci vediamo a Cagliari, Gaetano. Va bene, Antonello, grazie. Stammi bene, complimenti e buon divertimento. Grazie, ciao.